con Alessandro Massari della direzione di Radicali Italiani, che vediamo qui adeguatamente bardato. Il significato di questa presenza in questo evento importante? Ma chiedere il rispetto della legge, il rispetto del diritto, quello che perseguiamo da sempre ormai. La RAI è un organismo formalmente privato, sostanzialmente in mano al Tesoro, che nomina la dirigenza che discrimina le presenze dei vari politici. E noi siamo ormai certi che il potere si sceglie i propri presunti oppositori e non lascia nessuno spazio alle alternanze e alle alternative vere. Una serie di violazioni, dicevo, non solo la violazione perché hanno fintamente privatizzato la RAI, ma perché la vigilanza RAI non riesce più a vigilare nulla, perché l'autorità garante, quando commina delle multe o degli obblighi di recupero di informazione a favore di molti soggetti, tra cui i radicali, completamente discriminati, non vengono adempiute, e perché il servizio pubblico deve servire a mandare in onda dei programmi di informazione nazionale, internazionale, con tutto quello che sta accadendo nel mondo, e non a girare i pacchi, non a fare Ballando sotto le stelle, non a fare TV commerciale. Perfetto, hai appreso anche dei dati, qualche accenno di che si tratta? No, i dati erano semplicemente la presenza di Marco e di Emma. Noi sappiamo che Marco e Emma non sono praticamente quasi mai intervistati dalla RAI. Emma è al 151esimo posto negli ultimi 6 mesi su 976 politici censiti e Marco al 623esimo posto su 976, praticamente lo 0,01. Uno dei nuovi aspetti del regime che non è stato attentamente analizzato è una riproduzione dell'IRI con la forma della SPA, e questo si può trovare ovunque, soprattutto in RAI. Proponemmo nel 95 la privatizzazione della RAI e loro lo fecero. Che cosa fecero? Vendettero le quote al Ministero del Tesoro, che è proprietario per il 99,7% del capitale azionario della RAI, e l'altro 0,3% è in mano alla SIAE. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il Ministero del Tesoro può decidere quali sono i dirigenti che vanno a governare la RAI, decideranno quali sono i giornalisti che poi sceglieranno i politici. Grazie a questo sistema perverso ci sono gli inclusi, coloro i quali fanno parte di un sistema maggioranza opposizione unita, accorpata in un unico fascio, e gli esclusi, quelli che hanno un'alternativa a questo regime e per cui chiedono una vera privatizzazione della RAI che dia spazio a tutti per fare informazione, il conoscere per deliberare e per determinare un libero voto, una grande consapevolezza di cosa succede in Italia, che mi sembra sia assolutamente necessaria in un momento storico, sociale e politico grave. Grazie Alessandro Massari.